Ciao ragazzi e bentornati sul canale con una nuova build. Questa è la build Megamind. Scherzo, cioè ho un testone ma scherzo. In realtà è una build un pochino particolare. Il nostro personaggio infatti soffre di meteorismo. Non farà altro che sparare piccole bolle di scorreggine per tutta la run. In realtà non proprio per tutta la run, ma lo vedremo dopo. Comunque, quelle sono le mie statistiche. La build è nata, come tutte le prossime build che pubblicherò sul canale, dopo un commento in particolare che ho ricevuto recentemente, nel quale mi veniva detto che il gioco va finito a livello 140 nella prima partita e non di più, perché di più altrimenti sarebbe troppo facile. Perciò ho deciso di iniziare a fare delle build particolari con armi particolari e stare sotto quel livello per semplice divertimento. Perciò vediamo di cosa è capace questa build. E fin qui era andato tutto benissimo, ma poi ho iniziato a morire contro Malekith, perciò ho cambiato strategia e ho iniziato ad usare due armi uguali e a mazzoliarlo di brutto. Perciò andiamo a vedere che cosa ho utilizzato alla fine per completare questa run. Innanzitutto il turbante del messaggero lo verrete a raccogliere qui nella prima area dell'albero sacro prima di Malenia, insomma, per capirci. Dovrete dropparvi giù dove ci sono queste formicone giganti, risalire in alto e ammazzare questo cicciobombo armato di trombone. Su quel cadavere troverete appunto il cappellone da Megamind. Per quanto riguarda l'arma che utilizzo, potreste farmarla sempre nella stessa identica area da quel mostro che ho appena ammazzato. E per quanto riguarda le ceneri che ho utilizzato dalla battaglia di Malekith in poi, semplicemente per distrarre i nemici, non perché siano realmente utili, dovrete seguire la strada che ho appena fatto. Quindi quando arriverete a quest'area dell'albero in cui c'è questo tizio che vi spamma le magie da lontano, vi droppate sulla destra su quel ramoscello che ho superato io poco fa e risalite in alto fino a quest'area, dove troverete
due mostriciattoli piccoli e due mostriciattoli grossi, uno per categoria, da far fuori. Vi consiglio magia dalla distanza o arco e frecce. Lì, su quel cadavere, troverete appunto le ceneri. Ora, arrivati a Malekith, la build si è trasformata in una build quasi prettamente da attacco fisico, perciò ho iniziato a sfruttare l'armatura piume nere di rapace per fare più danno con gli attacchi in salto, utilizzando due corni, quindi doppia arma, e iniziando a fare prettamente un danno fisico. A tal proposito ho scambiato il mio talismano di Alexander, che utilizzavo per fare più danno quando spammavo solo ed esclusivamente la Ash of War del trombone, con il gran scudo del drago, che vi permette di ottenere un più 20% a tutti i tipi di difesa e che trovate in questa cassa qui. Un must da avere in quasi ogni build, o meglio forse in tutte le build, è il talismano della spada rituale, che vi dà un 10% di danno extra per qualsiasi tipo di danno, quindi che sia magie, arco, scoregge, quello che vi pare, finché siete full HP, perciò dovrete stare attenti a non farvi colpire dal nemico, ma comunque con una build del genere sarà abbastanza facile. Lo trovate in questa cassa qui. Sempre per colpa di Malekith, da lui in poi ho dovuto raccogliere il talismano dell'artiglio. Per raggiungerlo facilmente andate alla grazia della torre del baluardo al castello di Gran Tempesta. Fate un po' di parkour, arrivate in quest'area e mi raccomando ammazzate quelli perché vi faranno cadere dalla scala. Salite in cima e in mezzo a tutti questi corvacci della malora troverete appunto il talismano dell'artiglio, che vi offre 15% di danno extra agli attacchi in salto. Un altro talismano che mi è tornato molto utile è quello della tartaruga verde, che si trova ai margini del villaggio di Idrocanto, quindi vi teletrasportate qui, ammazzate il marinaio, che tra l'altro per me è durato un solo semplice attacco, e gironzolate alla ricerca di un ingresso sotterraneo. Non ricordavo precisamente dove fosse, ma alla fine tendenzialmente è molto facile da trovare, vi comunque mostro sulla mappa dov'è che si trova di preciso. Qui entrate sottoterra, se volete ammazzate le varie tartarughe che ci sono, anche perché vi droppano un oggetto che aumenta il recupero dell'energia. Aprite la porta, aprite la cassa e nella cassa troverete appunto il talismano. Le magie che ho utilizzato e che ho preferito utilizzare per questa build sono state ovviamente Voto Aureo, che vi offre un aumento del 15% dei danni e del 10% della difesa per 80 secondi belli pieni pieni, e che quindi vi potenzia ogni tipo di attacco, un po' come era per quanto riguarda il talismano della spada rituale. Dovrete venire in quest'area, vi consiglio di ripulire tutti i cagnolini che ci sono in zona perché vi romperanno il culo. Ammazzate quell'invasore e qui a terra troverete la magia Voto Aureo. Per completare questa build, invece dell'ululato di Shabriri, che vi offre un aumento del danno un po' più elevato, ma vi offre anche un aumento dei danni subiti molto più elevato, ho preferito utilizzare Fiamma Donami Forza, che si trova fuori dal forte di Gael, che si trova nell'area di Kaelid. Dovrete venire vicino a questi due sputafuoco. Io mi sono divertito a farli fuori con la mia Ash of War, ma potete tranquillamente evitarli e andarvi a rubare semplicemente l'oggetto sul cadavere. In ogni caso qui trovate la fiamma Donami Forza. Ora andiamo ad analizzare questa build per come era alla fine del video della registrazione che ho creato. Perché mentre all'inizio mi basavo solo ed esclusivamente sulla Ash of War, infatti contro Godric ho addirittura provato ad utilizzare l'altro tipo di corno, quello super gigante che spara una bolla scorreggiosa gigante e basta, mi sono reso conto che contro determinati boss quella strategia non era molto utile, perché la Ash of War è fottutamente lenta. Perciò ho iniziato ad implementare strategie diverse, tra cui l'eliminazione del dolore di Shabriri, che nonostante io possa usarla tranquillamente con le mie statistiche mi faceva subire troppo danno, perché ripeto sono lento quando sparo la Ash of War, perciò sono vulnerabile. Ecco che quindi ho scambiato l'ululato di Shabriri con la fiamma Donami Forza e ho aggiunto lo stendardo del comandante, che trovate ammazzando Nail, non mi ricordo come si chiama, nella palude di Aeonia, che sarebbe il centro della zona di Kaelid praticamente. Così facendo io sono riuscito a creare una build che è una vera e propria via di mezzo tra il danno fisico che possiamo fare contro determinati boss e determinati nemici e il danno alla postura, nonché danno fisico che facciamo a determinati altri boss. Ad esempio Mog, che è una categoria di mezzo tra gli umanoidi e i super giganti, come può essere ad esempio Radahn.
Come vedete è abbastanza suscettibile sia per quanto riguarda i danni che subisce, sia per quanto riguarda il danno alla postura, che vi ricordo è quella barra gialla che c'è presente nella mia partita. Specifico nella mia perché voi non ce l'avete quella barra, io ce l'ho perché è una mod che ho installato. Detto questo ragazzi, la build tendenzialmente è questa, è molto divertente, vi aiuterà a finire il gioco abbastanza facilmente e non ci sono grosse modifiche da doverci apportare, se non l'aumento di altre statistiche quando avrete finito il gioco sotto il livello 140, mi raccomando. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo alla prossima build sfiziosa. Ciao!